Ma parlando di quantistica e anche del mondo a Mapuche, cosa hanno in comune? Come si può applicare la quantistica che parla della particella subatomica a un popolo? Ecco, il termine entanglement mi rendo conto è un termine che crea un po' di, non dico di disagio, ma di È imbarazzo. groviglioso di Sì, per sé. intanto è un termine inglese, quindi Esatto. gli amanti dell'italiano dovrebbero dissentire. Però è un termine che tecnicamente significa intreccio, anche groviglio o connessione indissolubile e fa riferimento alla realtà subatomica che i fisici contemporanei scoprono essere in contraddizione anche con le nozioni di spazio e di tempo. Adesso non voglio esagerare nella spiegazione, ma la fisica quantistica sostiene che quando entriamo nella realtà atomica e subatomica, le particelle che costituiscono tutte le cose, compresi anche gli esseri umani, sono in un rapporto che può essere solo definibile di intreccio indissolubile. Il che farebbe dedurre che noi abbiamo una percezione del tempo e dello spazio legato alla causalità, ma secondo la fisica quantistica è una percezione relativa, evanescente, illusoria, perché in realtà tutte le cose a livello subatomico sono intrecciate. Ecco, è impossibile non immaginare che questo abbia un corrispettivo appunto con l'empatia tra le persone. Ecco, tutto questo teoricismo, perché qui si parla soprattutto di fisica teorica, tutto questo teoricismo quantistico io l'ho riscoperto in maniera maturamente elaborata, maturamente elaborato dall'antropologia Mapuche. I Mapuche, come popolazione indigena, hanno una visione della realtà profondamente, innatamente quantistica. Ed è incredibile come loro sostengono che, a parte la dimensione fisica, poi vi sono altre dimensioni in cui tutto è connesso. E questa è anche la visione dell'uniomistica antica, nonché della visione neoplatonica secondo la quale la realtà è attraversata da una serie di corrispondenze reciproche e alterne, per le quali dire che questo è quello e questo è quell'altro si deve adottare questa convenzione. Ma sul piano logico-filosofico e anche È scientifico relativo. è relativo, esattamente. L'io, l'altro, il prima, il dopo, l'alto e il basso, quantisticamente, neoplatonicamente e anche attraverso l'antropologia dei Mapuche, è maiavico come principio, è illusorio.